Posso sbilanciarmi? Posso sbilanciarmi? Secondo me l'anno prossimo, non sai di Sì? quello che dobbiamo No. parlare, è quello fai sta faccia. Sì. Secondo me l'anno prossimo vedremo una delle Serie A più belle di sempre, guardando tutto quello che è successo sulle panchine più importanti. Assolutamente, può essere un chiaro segnale. Detto Ciao questo, ragazzi, ben ritrovati a tutti. mi piace per supportare i nostri contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Stessa cosa sul secondo canale YouTube, canale di calcio, completamente parallelo a questo. Abbiamo anche un terzo canale YouTube, non de calcio. Trovate tutti i canali in descrizione oppure cliccando qui. Sul secondo canale tutti i giorni bombe di calcio mercato pazzesche. Buongiorno perché probabilmente questo video lo pubblicherò alle 7 di mattina. Quindi buona Buongiorno, buongiorno. giornata, buona mattinata, buono studio, buona università, buona didattica a distanza, buon tutto, buon lavoro, buon tutto quel che farete, anche se non farete una beata minchia, ormai è lo slogan dei video delle 7 del mattino, e fu così che sto video lo pubblicai a mezzanotte meno 10. Perfetto. Detto questo, ragazzi, vi faccio un rapidissimo riassunto e ovviamente vogliamo analizzare la situazione, perché Certo. c'è chi dice state troppo facendo affidamento sulle panchine, sugli allenatori. Gli allenatori fanno la differenza, ma fino a un certo punto potrebbe anche non essere così, e quindi magari chi lo sa quello che potrebbe accadere nella prossima Serie A, no? Si sono alzate le aspettative sotto ogni panchina, su ogni panchina e su Certo. ogni squadra di quelle che ha cambiato allenatore e ne ha presi importanti. Sì, assolutamente, perché comunque la maggior parte delle squadre mi vengono in mente Roma e Lazio, magari, no? Facciamo Andazzo. un rapido riassunto? Sì, facciamo un rapido riassunto. Allora, Juventus, Allegri, Inter, Simone Inzaghi, Milan, conferma Pioli, Atalanta, conferma Gasperini, Napoli, Spalletti, Roma, Mourinho, Lazio, Sarri. Cioè, ragazzi, è tanta roba. Ci sono... Verona, Verona, chi è? Di Francesco? Ok. Sassuolo. Giampaolo. Ecco, Ok. dovevo di prima i primi due e poi gli altri. Esatto, che erano i cambiamenti più importanti. Vai. Comunque, abbiamo fatto questo recap per quanto riguarda le prime sette del campionato che hanno chiuso la stagione 2021 e ci sono stati tanti cambiamenti. E nella maggior parte delle situazioni possiamo quasi dire in meglio, perché ovviamente la Roma è stata la prima ad annunciare il nuovo allenatore per la stagione Ma prossima, senza poi far trapelare niente. Noi senza così far di trapelare punto nulla. bianco, andate a recuperare i video, se siamo trovati con Mourinho nuovo allenatore da Roma, capivamo se era un pesce d'aprile, ma era già maggio, o chissà cosa. Assolutamente sì. Ma il problema non è tanto questo. Il problema è che c'è stato un aumento forse di qualità a livello d'allenatore, perché ovviamente Fonseca non può essere paragonato a José Mourinho, quindi la Roma va ad incrementare, va ad alzare l'asticella. Poi tutte le altre squadre, Juventus compresa, ma anche secondo me l'Inter in qualche modo, No, ma la girandola, secondo me, se paradossalmente l'ha data proprio la Roma. Cioè, io credo che le altre squadre, chi per esigenza, chi per una cosa, chi per un'altra, adesso lo sì. analizziamo, hanno reagito di conseguenza. La botta di Mourinho, che arriva al campionato italiano, a prescindere dalla squadra, ha fatto capire molte cose alle altre squadre. Questo può essere sicuramente, questo Pirlo può che essere. poteva essere riconfermato perché aveva raggiunto degli obiettivi. Alla fine la Juventus ha deciso di fare un'altra scelta e ha richiamato Allegri. Primo perché Allegri ha aperto dalla sua ad un possibile ritorno. Esatto. Quindi via Pirlo, e dall'altra però, secondo me, anche l'effetto Mourinho un minimo ha fatto pensare alla Juventus magari di puntare più sul, lo chiamiamo usato Sul garantito, anche sicuro, se è di brutto andare un dire pochino sul usato per sicuro. Allegri. Usato più che altro perché alla Juventus Allegri c'è già stato e ha fatto molto molto bene, quindi forse possiamo definirlo usato in questo senso. Conte, situazione Ottima finanziaria, progetto e via dicendo, l'Inter per necessità è stata costretta ovviamente a cambiare figa. Ma arriva allenatore. Simone Inzaghi, che secondo me non è Se una scelta da sottovalutare, anzi, secondo prendo, ne avevamo parlato in un me. video. Sì, ma secondo me la scelta di Inzaghi è una scelta che l'Inter avrà ripagata nel lungo periodo, perché secondo me Inzaghi è un grande allenatore. Lo dimostrerà all'Inter, spero per i tifosi dell'Inter ovviamente, e può continuare lo stesso progetto che ha avviato Antonio Conte, perché le basi sono quasi le stesse, quindi dare il tempo a Simone Inzaghi di plasmare la sua rosa a sua immagine e somiglianza non ci vorrà molto tempo, perché la base è già importante quella di Antonio Conte, quindi secondo me scelta giusta quella dell'Inter per proseguire sulla stessa via di Conte. A livello tattico soprattutto, no? La scelta è Assolutamente. stata particolarmente intelligente, però che cosa è successo? Che alla panchina della Lazio gli togli un allenatore Ma ne importante, arriva uno altrettanto importante, se non più è importante. stato costretto e non
poco. Sì. Sta di Simone Inzaghi, lo dito, a fare questa scelta, a fare anche uno sforzo economico non indifferente, perché sì, comunque Inzaghi finanzi, con certo. il rinnovo sarebbe arrivato a 2,5 mi pare. Sì, mentre invece con Sarri, ha alzato di parecchio l'offerta. Ha dovuto alzare l'asticella. Però si è reso conto che o fai una cosa del genere, o poi per la prossima stagione, senza un allenatore importante in panchina, rischi di perdere il treno per la corsa alla Champions League. Diciamo che si è trovato un pochino con le spalle al muro, forse, perché tutte le altre hanno o mantenuto, come nel caso di Milan e Atalanta, gli allenatori che li hanno portati in Champions. Sarebbe stato assurdo, quindi, cambiare. Esatto, quindi diciamo che quelle due hanno mantenuto per forza di cose, e anche giustamente. Le altre che hanno cambiato, ovvero tutte, perché praticamente Roma, Napoli, Inter, Juventus hanno cambiato tutte. È rimasta solamente la Lazio, che comunque doveva cambiare perché Inzaghi è andato appunto all'Inter. Si è trovato con le spalle al muro e dice: adesso qua o prendo un allenatore che ha le stesse qualità, quindi ha stesso nome, la stessa grandezza degli altri, oppure devo andare sulla scommessa e sperare che si riveli una scelta azzeccata nel futuro. Secondo me però ha fatto bene a fare come ha fatto Lodito, quindi andare sicuramente, vai con Sarri, è sicuro che ti porterà dei risultati. C'è però il rovescio della medaglia: con Simone Inzaghi hai sempre giocato per tanti anni con un 3-5-2 di base. Adesso con Sarri stravolgi tutto, difesa a 4, ma soprattutto un modo molto diverso di giocare. Quindi secondo me Sarri dovrà, secondo me, lavorare parecchio e avere del tempo. Cioè, secondo me gli ha dato il tempo giusto per lavorare e plasmare la squadra per le sue caratteristiche. Ma per quello si sono sbrigati, per quello stavo di Mourinho, per quello lo dico, si è sbrigato. Giusto. Mourinho, nuovo presidente della Lazio, si è sbrigato ad annunciare il nuovo allenatore. Sì. E poi Spalletti. Spalletti al Napoli. E poi Spalletti, perché è passato un po'. Io tra tutti i nomi, quello di Spalletti, ragazzi miei, è quello che è passato più in sordina. Passando... quello che è passato più in silenzio. E secondo me, ragazzi, invece, il Napoli si è garantito un allenatore giusto. E faccio lo stesso ragionamento che ho fatto con l'Inter tra Conte e Simone Inzaghi. Questa volta però Gattuso rispetto a Spalletti al momento è ancora un gradino sotto, secondo me, anche per esperienza proprio da allenatore. Quindi secondo me il Napoli si garantisce un allenatore più esperto e secondo me più in grado di proseguire il lavoro che ha lasciato Gattuso, purtroppo posso dire quasi a metà, perché era quasi arrivato alla Champions, sfuggita all'ultima giornata per un'inezia. E con Spalletti secondo me si può fare molto, molto, non voglio dire molto di più, ma si può fare tanto. Lo stesso Gattuso alla Fiorentina, ma anche le altre squadre, insomma, ripeto, secondo me sarà una serie veramente bella a vedersi. Le premesse ci stanno. Le premesse ci sono tutte, bisogna però vedere. Qualcuno deve steccare per forza però, perché io non credo che là davanti vedremo fino alla fine sette grandi sorelle che se contenderanno allora, il titolo. A me già... cioè, i fallimenti ce ne saranno, più o meno grandi. In un modo o nell'altro ci saranno, mi piacerebbe vedere, se possibile, un campionato come lo sono stati gli ultimi, sia di Liga Spagnola che di Ligando in Francia. Magari. Vedere un campionato del genere dove fino alle ultime 3-4 giornate ci sono 3, anche 4 contendenti che si giocano lo scudetto fino all'ultimo, già quello sarebbe un passo in avanti clamoroso per lo spettacolo della Serie A. Già quello mi basterebbe. Poi, se ci saranno squadre, purtroppo, che falliranno, perché purtroppo, ragazzi, sono 4 le squadre che vanno al posto al sole, diciamo. Le altre, in un modo o nell'altro, falliscono. Quindi sono tutti allenatori da Champions, in esatto, realtà. Sono delle prime posizioni. Bravissimo. Quindi, qualcuno non la prende, ragazzi. Qualcuno non la prende. Qualcuno sa prendere culo. Speriamo non noi. Perché ultimamente sempre a noi capita. Che cazzo. 7 allenatori, al massimo bene che ci dice sono 5 che vanno in Champions. Sperando però che una squadra... quella è una situazione pesante. Parliamo di altro. Vediamo. Mi piace come ci stanno, però. Ci stanno veramente. Mi piace commentare, condividere, iscrivetevi a tutti i canali, i profili social, Instagram, come tutto in descrizione. Contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. Ciao, regà.